Faccio l'inchino. Questo è per me, Simona. Sì. Dopo la leggiamo. Accomodati. Ti presento Gigi Marzullo, lo conosci? Ci conosciamo da sempre, Simona. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che lo bello. Conosco, lo conosco. Lo conosci. Quante volte hai intervistato Gigi? Più di una volta sicuramente. Più di una volta. No, lui è una specie il di maestro assassino. Campagnoli. Bravo. Mi ha raccontato molti dei suoi segreti. Ma è tremendo. Tremendo, parte così Simone, tremendo. Una donna coraggiosa. Molto. E poi spiegherò perché coraggiosa. Va bene. Dio, intanto chissà, grazie chissà Simone. Chissà che tira fuori, va bene. Grazie, perché so che tu non vai spesso in giro, non hai voglia di andare... insomma in giro ti vediamo poco perché lavori tanto anche. Io lavoro tanto sia per il teatro, grazie a Dio ho fatto tanto bellissimo teatro da quando sono stata più o meno insomma epurata diciamo, in epoca Moratti è successo, ma non importa, ho fatto veramente delle belle cose. Ma tante, ho fatto un festival a Todi, ho fatto tanto teatro importante. E poi ho una galleria d'arte, insomma, hai tante ho da cose. Fare. Sì, esatto. Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, con un facciamo un film, tu facevi mia mamma. Mamma mia, io ero veramente felice e onorata, era Dottor Clown. Sì. Cioè, è nato subito proprio una sintonia Sì, subito, immediata. Una figlia, subito. Sì, e cercavo abbiamo di... parlato tanto. Abbiamo parlato tanto, mi dava tantissimi consigli che io ovviamente ho fatto miei, almeno ci ho provato, insomma. No. Però li custodisco nel mio cuore. Tesoro, beh, comunque erano sicuramente affettuosi. Sì, sinceri. Come ha trascorso questo periodo di lockdown, lontano dal lavoro, da tutto e da tutti? Allora, all'inizio, come credo tutti, nella clausura, però ho apprezzato il cielo azzurro, le rondini, le voci dei bambini in strada, cioè il recupero di una dimensione che noi ormai... non viviamo più, no? È una dimensione nevrotica, folle, eccetera. Quindi, e poi ho registrato un sacco di poesie di Trilussa, di cose divertenti per gli amici, ho fatto un sacco di telefonino. E vabbè, quindi hai cercato comunque di stare in movimento, no? Sì, di, soprattutto... certo, per la testa. Ho messo molto in ordine la mia casa, mi sono insomma, riappropriata tutti, lo sai, abbiamo messo in ordine la casa? C'è stato proprio un momento di assestamento dentro e fuori, no? Avevamo voglia di vedere tutto ordinato, tutto sì, a posto. Sì, ti riappropri un po' del tempo, no? Sì. Quindi, insomma, l'ho sostenuta abbastanza bene. Naturalmente il secondo round è stato molto pesante, ma anche malinconico perché è stato il segno di una grande incoscienza. Certo. Che tuttora purtroppo imperversa. Allora è chiaro che possiamo adesso vivere in maniera un pochino più serena, più rilassata. Ma sempre attenti. Però sì, io molto sempre attenti, la mascherina continuerò a portarla. No, insomma, soprattutto ai ragazzi che io capisco nella loro smania di vivere, però bisogna capire che siamo tutti responsabili di quello che succede. Simona, il tuo rapporto con il grande Renzo Arbore, ce lo vuoi raccontare? con curiosi. Renzo c'è un grande affetto, grande stima reciproca. Renzo mi trascinò perfino, mi offrì quando era direttore artistico di Rai International, la direzione appunto di 80 puntate sull'opera, cosa che io ho fatto regolarmente, invitando gente straordinaria, eccetera, eccetera. Lì è in galleria da me, Renzo. Ecco, quindi grande stima, grande affetto. Reciproco. Naturalmente poi lui ha la sua vita, la sua orchestra, le sue cose, insomma, certo. Quello che è come io ho la mia. È la tua. Però quando vi vedete è sempre una festa, è sempre una gioia, è la voglia di stare insieme, la di conferma, scambiare. La conferma. Vogliamo vedere insieme questo video? Lui è sempre Renzo, è Renzo. Non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che
ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto? Jazz, per fare qualche pezzo, quello che fa filu 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 fila, la cerco come la titina, questa bella chitarrina per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Mamma mia. Ma allora sai che il personaggio l'ho inventato da sola? Perché 15 giorni prima della trasmissione lui mi aveva già cercata, ma non era ancora chiaro cosa avrei fatto. All'improvviso, in mezzo a tutti gli altri che erano preparati da tempo, avevano i loro monologhi, i loro personaggi, mi ha detto: ma tu farai la telefonista? Io ho detto: sì, signor Arbore. Ma lei è sposata? Sì, con Robby, guardi, una perla. No, perché è mio marito. E siamo andate avanti così 10 minuti. Ha detto: va bene. Fai questo. Come? Ho detto io. Va bene. Quindi, prima puntata, io sto nel panico più totale. Certo. Perché. Quindi è stato creato lì, sì, momento. Lì per lì, perché non ci eravamo preparati niente, non sapeva mia, bene. La storia stupendo. Della televisione, lei, Renzo, proprio in qualunque momento uno vi guarda, è sempre moderno, sempre attuale. Sì, e sì. Uno ti trae sempre ispirazione da quelle sì, trasmissioni, sì, sì. È da stata quei una momenti. Cosa veramente straordinaria quella che abbiamo dei fatto. Dei talenti incredibili. E Renzo mi ha onorata una sera, io avevo appena riaperto la galleria. È venuta a suonare in galleria, il clarinetto, perché c'era la mostra di un grande artista, Piero Dorazio, che suonava il clarinetto. Allora mi disse: ma secondo te verrebbe? Dico: ma Piero non lo so. Venne, poi ebbe in dono un bellissimo quadro, giustamente, ma venne col gruppo. Ah, no, lo racconto bello. Perché è divertente, sarò breve. Sì. Allora, suonavano con tutta la band, cioè... alle 11 i vicini hanno mandato qualcuno, è venuto un vigile, però fino a mezzanotte... Si allora, poteva, fino a mezzanotte si poteva. Si poteva. Quindi, signore, non si può fare, dico, sì, ha ragione, però è entrato, ha visto Arbore, è rimasto folgorato. Allora credo. Ha chiamato il capo, sì. È venuto il capo, ha detto: lei lo capisce, vabbè, va, fino a mezzanotte. Anche in quel caso è riuscita a sono rimaste a anche loro a sentire certo, Renzo. Ma ti credo. Ma guarda, con questa bella curiosità che ci hai raccontato, noi vorremmo insieme andare da Domenico Marocchi, che so che è in un posto bellissimo. Come stai? Roseto degli Abruzzi, vero Domenico? Sì, come, che bella spiaggia, come stai? Come trascorri questi giorni? Mi piace la tua maglia a righe, ti vedo in grande forma, ma non ti sento, però tra poco ti sentirò anche e quindi, no, non lo sentirò. Arriva la voce. Arriva. C'è una sorpresa, Simona, hai visto? C'è una sorpresa. C'è cioè, quella sorpresa. Maglia a righe. Mi piace moltissimo la maglia a righe perché si è voluto qualcuno. Intonare con Gigi, vuole vero? Prendere in giro, però, ma Gigi, ma diciamolo, Domenico, per righe, quanto... ha le maniche corte e non ha il colletto. Ecco, vedi, subito Domenico ha dovuto precisare questa cosa, ma lo vediamo tra poco. Sì, dopo è molto la TV. Marinaro lui. Molto marinaro. Simona... Vedi che bella che sei anche in questa foto. Dopo la TV ti sei dedicata al teatro di prosa. Sì. E ai grandi, hai avuto tanti incontri con grandi, appunto Renzo Arbore, poi Gigi Proietti. Beh, sì. Posso ricordare sì, anche un paio di beh, registi meravigliosi, sì. Mamè Perlini, Jérôme Savary, va bene. Gigi è stato il coronamento di un sogno assolutamente imprevisto. Perché una sera con gli amici raccontavo, vabbè, in maniera folcloristica i miei due matrimoni difficili, quindi Calabria e Napoli, vabbè. E lui si è divertito talmente tanto, stava lì che mi guardava, ci conoscevamo, ma insomma io ero molto cauta, figurati, e mi dicevo: dobbiamo fare teatro. Io rimasi senza parole. Mamma dopo mia. Un mese l'ho rincontrato e ho detto: ma davvero? Dico: allora, boh, parliamo, insomma. Mi ha regalato la regia, si è talmente divertito, sì, all'Ambraio Inelli abbiamo debuttato,
proprio, infatti, qui stiamo ragionando sullo spettacolo. E si è divertito con me, perché io sono un incosciente, mi butto. Poi parlo tanti dialetti. La passione, no? Sì, no. Tu hai parlato di passione, prima eravamo nei corridoi, ci siamo incontrate. Sì, di sì. Passione, di... A 4 anni recitavo Trilussa, cioè vabbè, sì, era proprio una cosa... Sei stata una bambina prodigio, mamma mia. I miei mi smorzavano un po', giustamente, perché non volevano il fenomeno. Però mio padre mi fece debuttare, perché mio padre nel dopoguerra organizzava teatro così, perché bisognava educare il popolo, giustamente. E, però era un teatro un po' avarronzato, per cui non gli stava su un fondale, la gente si era stufata. Io avevo 5 anni, credo, se, e lui mi disse: va a dire una poesia. E io esco imperturbabile, c'è fu un brusio, madonna, ragazzina, figuriamoci. Ho detto: dico una poesia di Trilussa, tutti a bocca aperta. Oh, mamma. E allora, brava, brava, baci, strilli, cose, applausi. Detto, e questa ne sei so 13. Tu. Trum. Questa sei tu. Guarda che meraviglia. Ero una pupona un Oddio, anno qua. Guarda le guance. Allattata dalla mamma. Insomma, una mamma, vabbè, importante. Ero un po' così buffa, sì, curiosa. Una mamma che poi adesso mi racconterai. Ma parliamo di un'altra cosa. Tu hai messo insieme i 3 tenori. Sì. Un'altra cosa che forse non dirlo, tutti sanno. Perché la storia va raccontata certo. Nella sua realtà. Allora, io conoscevo la gente di Carreras. Allora, quando guarì José, fece un concerto a Chianciano, organizzarono... Quindi diciamo Placido Domingo, José Carreras, sì, e Pavarotti. E Pavarotti. Però a cena, siccome ero appena diventata ambasciatrice UNICEF, dissi a José, che era un amico, dico: senti, inventiamo una cosa speciale, per favore, per l'UNICEF, veramente una cosa... Lui ridendo disse: beh, noi 3 tenori. Ho detto: perché no? La gente dice: ma cosa dici? Figurati, figurati. Se... Ho detto: senti, tu provaci. Ho detto: hai ragione, io ci provo. Dopo una settimana disse: ci stanno. Io a bocca mamma aperta. Mamma mia. E siccome ero in un momento di grandissima popolarità, facevamo piacere Rai 1, eccetera, corsi da Fuscagni, il quale capirà, disse: sì, lo facciamo. tutti mamma mobilitati. Mamma mia, che bello. Quindi e è stata partì proprio questa opera avventura. Tua. È sì. Stata una tua idea. Sì. Naturalmente poi non si fece niente per l'UNICEF, venne messa, vabbè, insomma, le cose della vita. Però, insomma, poi sono stati in giro per il mondo. E beh, è diventato un fenomeno assoluto, no? Perché quante ne hai fatte? Ma hai anche cantato? Hai anche cantato? Ho cantato, sì, perché guarda quella era la mia vera passione da bambina. Io vivevo con la Callas, la imitavo perfettamente, avevo una vocina molto... educata, sì. Molto musicale ero, e naturalmente i miei furono molto nel dilemma quando avevo 14 anni, dove avrei dovuto lasciare la scuola, ero brava, studiosa e tutte queste storie, e andare al conservatorio, quindi dopo mesi di perplessità hanno detto: è meglio che studi. Bene hanno fatto, mi sono laureata, vabbè, ma è questo. E allora accantonai questa passione. Se non che la vita è curiosa veramente, quando hai coraggio ti premia spesso. Certo. E io così una sera ero andata a sentire quando Leonucci. Quando hai coraggio ti premia la vita spesso, vero Gigi? Questa sì. È una cosa, una perla che ci ha regalato sì. Tra le tante stamattina Simone, importante. Ma è così, e la dedico ai giovani soprattutto. Il coraggio non è mai sbagliato. Non il coraggio velleitario stupido, certo. Però il coraggio di mettersi e in gioco. E tu hai avuto anche il coraggio di non aver paura, perché la passione è un termine, sì. Un sostantivo che sta in un certo senso accompagnando questo racconto. Ma lei ha avuto il coraggio di amare i suoi uomini e di amare anche un uomo che non era proprio un amore regolare, diciamo così, per tutti. Dico, tu guarda dico che bene, va a prendere no. Lui, vedi no, no. Il gossip. No, no, perché oggi si sta parlando della nazionale che domani gioca, insomma, deve vincere e compagnia. Lei si è innamorata, ma in tempi non sospetti, ma di chi però? Di, chi? Di un calciatore di serie A. Ed è stata una grande storia d'amore. E ha avuto il coraggio dell'amore, il coraggio di amare, mettendosi un po' contro, diciamo, un sì, certo equilibrio. Certo, ma la cosa vera era che dopo un disastro precedente veramente terribile, io ero ancora molto giovane, comunque avevo già una bambina, e conobbi casualmente Ciccio Cordova. Sì.
era il numero 10, sì. Della Roma. Della Roma, il quale cominciò un corteggiamento ottocentesco. Ma che bello, veramente. Ma, guarda. Tu che ne sai, Gigi ride, guarda come ride. No, ma te lo giuro. Perché conosco lei, conosco Cordova. Raccontaci. Ti giuro. Però aspetta,